Un ragazzo dai poteri straordinari si ergerà da un mondo di rifiuti in nome della libertà. Sono il vostro amico Akumetsu, questo è animemanga.it in pillole e oggi vi parliamo di Gachaputa VK Urana. La città celeste è un luogo di perfezione a scapito di chi viene confinato in periferia come Rudo, sopravvissuto grazie alle cure del padre adottivo Regto, riparando oggetti. Ma un giorno questi viene ucciso e Rudo viene gettato nel baratro, luogo da cui nessuno è mai più tornato. Qui Rudo scopre di poter trasformare gli oggetti in armi e con l'aiuto di Engine si prepara a cercare giustizia contro la città celeste. In corso in patria dal 2022, Gachaputa arriva in Italia per Star Comic in edizione regular a 5,20€, variant cover edition box a 12,90€ con sovraccoperta, card, adesivi e cartolina esclusiva e in limited edition exclusive trash box a 29,90€. Un esclusivo box a forma di bidone con portachiavi e 4 lemming card. Tutte le edizioni sono in formato standard 11,5x17,5 con copertine rigide e giusto, pagine un po' porose ma che non sporcano le dita e saldamente rilegate. Gachaputa è una scoperta emozionante con un mix coinvolgente di azione, emozioni e un forte concetto filosofico alla base. L'idea chiave è che ogni oggetto può avere un'anima, originata dai sentimenti del suo possessore, un concetto affascinante che mi ha ricordato Mononogatari. Questa particolarità ovviamente si ripercuoterà sui poteri del protagonista Rudo, donandogli un ampio ventaglio di possibilità e applicazioni. La storia si concentra su sentimenti al limite tra giustizia e vendetta e la voglia di rivalsa, esplorati con graffiante determinazione, ricordando per certi versi Alita, in una trama avvolta nel mistero ricca di colpi di scena e azioni coinvolgenti, seppur un po' lenta nel prender piede. Artisticamente parlando, il manga si distingue per uno stile unico che prende spunto dalla street art, con un tratto deciso, forti contrasti con abbondanza di neri che trasmettono grande energia. Insomma, Gachaputa è un manga con un enorme potenziale che cattura l'attenzione per trama, caratterizzazione dei personaggi e una fortissima carica emotiva, adatto agli amanti di storie avvincenti e dinamiche. Ovviamente per ulteriori approfondimenti trovate in descrizione il link alla recensione completa e altre informazioni utili. Al vostro commento è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima pillola.